Probabilmente sia la stretta finale. Gaetano Oteri si appresta ad essere il nuovo allenatore del Pescara. Dalla società direttamente continua a non filtrare nulla, ma i rumors a questo punto sono insistenti e anche un giornalista specializzato nel mercato come Gianluca Di Marzio di Sky in mattinata si è sbilanciato sul nome che, anche secondo la nostra emittente, nelle ultime settimane è stato in cima alla lista degli allenatori papabili per la panchina bianca-azzurra. Dunque sembra davvero questione di pochi giorni, se non di ore, prima della fumata bianca per Gaetano Oteri, che è ancora sotto contratto col Bari, cui è legato fino a giugno 2022. Il tecnico siracusano dovrà prima risolvere l'accordo con il club pugliese e poi sarà libero di legarsi al Pescara. Il marchio di fabbrica di Oteri è il 3-4-3 e sotto questo punto di vista è conosciuto per essere integralista dal punto di vista tattico e un sergente di ferro nelle dinamiche di spogliatoio. I risultati più importanti li ha colti quando ha guidato alla promozione in Serie B la Nocerina nella stagione 2010-2011, in quella squadra militavano Marco Pomante e Alessandro Bruno, e il Benevento nella stagione 2015-2016, salvo non restare in Serie B la stagione successiva. Negli ultimi campionati è stato a Matera e Catanzaro con risultati altalenanti. In questa stagione ha guidato il Bari per le prime 23 giornate. Esonerato a inizio febbraio, è stato richiamato al timone della squadra il 20 aprile per disputare le ultime due giornate di campionato più i play-off, turno superato col Foggia, poi l'eliminazione ad opera della Feralpi Salò. Resta l'incognita direttore sportivo. Sebastiani, anche lunedì sera a Replay, ha ribadito a chiare lettere che prima sarebbe stato scelto il DS e solo dopo l'allenatore. Ciò fa supporre che queste siano ore caldissime anche per il ruolo dirigenziale. In questi ultimi giorni si è parlato anche di Agnello Martone, direttore generale della Casertana, ma restano sempre caldi i profili dell'ex DS della San Benedettese Pietro Fusco, del DS del Latina ed ex Teramo Marcello Di Giuseppe e del DS del Sud Tirol Paolo Bravo. Tutti dirigenti attualmente vincolati ad un club e che dovrebbero risolvere prima di legarsi al Pescara. Circa la soluzione interna a Geria, Sebastiani ha ribadito lunedì sera a Replay, ma anche dopo il match di ieri della primavera, che il dirigente calabrese avrà il contratto rinnovato e resterà a dirigere il settore giovanile. Resterà a Geria? Geria sa che non ha nessun problema. Credo che sia stato... Geria è stata una bellissima scoperta. E devo, per questo, siccome io sono una persona molto onesta, per questo devo ringraziare Massimo Oddo che me l'ha presentato a suo tempo. Quindi se sta qui Geria è anche grazie a lui. C'è il rischio che qualche gioiellino del Pescara possa emigrare dinanzi ad un'offerta importante? Ma io spero di no, anche se poi voi sapete che alla fine se ci sono richieste importanti, club importanti, voi giocatori, convincere i giocatori a rimanere non è mai facile. Però credo che alcuni di loro quest'anno si possano giocare un posto in pianta stabile con il Pescara, con la prima squadra. Questi ragazzi che oggi hanno anche un valore economico, sono un patrimonio del Pescara? No, noi non ce l'abbiamo il patrimonio, noi siamo una squadra di scappati di casa, una società che non sa fare nulla, quindi noi stiamo guardando il patrimonio, se no ci abbiamo solo i debiti. Qualcuno ieri mi ha detto ci abbiamo 24 milioni di debiti, me li portassero, perché non li riesco a vedere, non li riesco a trovare tutti questi debiti, però evidentemente abbiamo pure qualcosina di nostro che vale qualcosa, ma questo fa parte sempre del lavoro che abbiamo fatto noi, non è che l'ha fatto qualcun altro.